Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video sulla demo di FIFA 15. Questa volta però siamo sulla demo old gen, quindi registrata da PlayStation 3. Allora, ci sono tante differenze, sono praticamente due giochi diversi. Non per questo la versione old gen non ha comunque delle novità abbastanza importanti, insomma. Allora, partiamo dal livello tecnico, è chiaro che è inferiore, lo vedete comunque, si difende abbastanza bene per essere PlayStation 3, è stato leggermente migliorato rispetto alla versione PS3 dello scorso anno, ma ormai credo che più di questo le console old gen non si possa assolutamente chiedere, quindi comunque il lavoro è buono, è stato migliorato anche un po' il campo, anche se non tantissimo, chiaramente non quanto la versione next gen. Sono ancora un po' delle texture spiaccicate, però comunque si vede che c'è anche un piccolo miglioramento da quel punto di vista. Anche nella demo per la versione old gen l'unico stadio disponibile è Anfield, anche se mi pare non ci siano gli effetti atmosferici nella demo e non si possa neanche mettere l'orario di giorno, cioè c'è solo la partita notturna. Non so per quale motivo, ma è così. Le squadre chiaramente sono le stesse, mi sembra, sì, sono praticamente le stesse. E parliamo subito del gameplay, ovviamente, che state già vedendo. Allora, il gameplay è totalmente diverso dalla versione next gen. Perché dico questo? Perché chiaramente il motore fisico è diverso. La versione next gen usa l'Ignite come motore, chiaramente nella versione old gen questo motore non è usato, è usato ancora quello vecchio, e la cosa si vede pesantemente. Se lo scorso anno una grandissima differenza tra questi due motori non c'era, perché il gioco era sviluppato più o meno nella stessa maniera, si è visto che quest'anno Electronic Arts ha fatto un lavoro totalmente differente sulla versione next gen e questa versione old gen. Ovviamente lo dico per chi non avesse visto il video, magari vi metto anche il link a schermo. Sul canale c'è già un video dedicato alla versione della demo next gen, c'è anche un video confronto, vi linko nel caso vi foste persi. Comunque, per quanto riguarda la versione old gen, siamo molto più vicini a quello che era il FIFA dello scorso anno. È un FIFA 14 ritoccato sotto molti aspetti, ma più o meno il gameplay è quello, mentre su Next Gen cambia totalmente. Allora, cosa comporta il fatto che il motore fisico non è lo stesso della versione Next Gen? Comporta che mentre su Next Gen il gioco è molto più lento, i giocatori sono molto più lenti, almeno per ora il gameplay sembra più lento, poi vedremo nel gioco completo. I giocatori sono più pesanti, il gameplay quindi risulta più ragionato. La fisica della palla e dei contrasti tra i giocatori è diversa. Qui invece è tutto molto più, viene a dire quasi arcade, nel senso che è molto più, tutto molto più leggero e veloce, più simile a FIFA 14 e anche a FIFA 13, se vogliamo, insomma, i vecchi FIFA old gen. Vi ho detto nell'altro video, quello sulla versione PS4, che il gioco quest'anno sembra essere molto più incentrato sulla potenza fisica, sulla stazza fisica dei giocatori, che non sulla velocità. Quindi è molto più importante magari avere giocatori piazzati fisicamente piuttosto che schegge veloci che diventano imprendibili, perché su next gen giocatori veramente imprendibili a livello di velocità non ce ne sono, almeno nella demo, a parte Messi, magari anche Neymar, però sono casi eccezionali, ecco. Mentre su FIFA 14 andavano veloci un po' tutti, su FIFA 15 next gen la velocità sembra contare molto meno ai fini del gameplay. Questo invece non si può dire di questa versione old gen. Come detto, il motore fisico purtroppo è quello vecchio, quindi è ancora un motore fisico in cui la fisica dei giocatori è leggera, contano ancora tanto gli scatti, la velocità, i giocatori veloci fanno ancora la differenza. Si può ancora fare l'azione tipo parti col giocatore veloce, ne so, Agüero per dire, e scarti 3-4 difensori in dribbling, cosa che nella versione next gen ormai è difficilissima. Quindi è un gameplay un po' legato ai vecchi FIFA, ecco, ai vecchi FIFA old gen. Quindi considerate che lo stampo del gameplay è quello, non è quello della versione next gen. Per il resto, comunque, vi dicevo, ci sono comunque miglioramenti. Non è un FIFA 14 2.0, assolutamente no, perché sono stati migliorati i colpi di testa, o meglio, in questo siamo più o meno pari alla versione next gen, nel senso che non c'è più, chiamiamolo il bug dei colpi di testa, cioè che è facilissimo segnare di testa. In questa demo non è più così. I difensori, come detto, prendono bene posizione rispetto agli attaccanti e difficilmente permettono loro di staccare. Intanto guardate qui che azione faccio con Agüero. Questa azione così è impensabile su FIFA Next Gen. Questo intendevo prima quando parlavo di leggerezza e di giocatori veloci che fanno ancora la differenza in questo FIFA Old Gen. Comunque, dicevo,
finalmente depotenziati i colpi di testa che erano veramente troppo determinanti nello scorso FIFA. Ovviamente sembra non esserci più il calcio, il bug del calcio d'inizio, anche qui, però ripeto, quello poi bisogna vedere le partite online, perché provarlo contro la CPU è una cosa diversa, però sembra che i difensori e soprattutto i portieri reagiscano meglio in quei casi. A proposito dei portieri, altra differenza con la versione next gen è che chiaramente sapete che era stato fatto quel lavoro di miglioramento dell'intelligenza artificiale dei portieri, che adesso riuscivano anche a cambiare direzione se la palla veniva deviata. Insomma, su next gen c'è stato tutto un lavoro volto a migliorare l'intelligenza artificiale dei portieri, che penso per limiti delle console su old gen non è stato fatto, non è stato introdotto, quindi i portieri sono più o meno gli stessi di FIFA. Di FIFA 14, con qualche animazione in più, ma roba di poco conto. Il campo, va detto che è lievemente migliorato dal punto di vista delle texture, ma non si rovina come su PS4 e Xbox One, quindi non è un campo deteriorabile, ecco, il campo è sempre quello, anche questo molto più simile a quello di FIFA 14 che non a quello next gen. Ah, ecco, una cosa poi che ho notato, non subito, ma l'ho notata mentre montavo il video. Se ci fate caso, questa è una partita tra due squadre della Premier League, quindi in teoria dovrebbe esserci la grafica della Premier League, cosa che invece non c'è. Quindi questo mi fa pensare che la grafica della Premier League sia anche essa un'esclusiva next gen. Io di questa cosa non ho trovato fonti, diciamo, conferme ufficiali, non le ho trovate in giro, però se sapete qualcosa anche voi ditemelo nei commenti. Il fatto che comunque non ci sia la grafica della Premier League mi fa pensare che anche quella sia un'esclusiva del next gen. Altra cosa che differisce tra le due versioni è l'effetto stadio. In questo FIFA, cioè in questa versione old gen, l'effetto stadio è rimasto più o meno invariato rispetto agli scorsi FIFA. Non c'è tutto quel lavoro che è stato fatto invece sul next gen di miglioramento di atmosfera da stadio più realistica. Ecco, qui mi è sembrato, l'ho giocato con le cuffie e mi è sembrato più o meno la stessa esperienza di FIFA 14, tale e quale. Quindi magari ci sarà anche qualche piccola novità, ma non c'è tutto il lavoro che c'è stato sulla versione next gen. E poi tra le altre novità, vabbè, che mi sono segnato, anche se questo è veramente rilevante zero, gli highlights che su FIFA 15 next gen sono stati rifatti un po' in maniera più cinematografica, anche più bella graficamente da vedere. Qui invece sono rimasti i vecchi highlights di FIFA 14, anche quelli non sono stati assolutamente cambiati. Insomma, che dire, queste sono più o meno le novità, le differenze più che altro che ho notato. Tirando le somme, io direi che questo FIFA 15 fa quel che può, nel senso che spreme a fondo le console old gen, migliora tutto quello che si può migliorare considerando l'hardware delle console old gen, che ormai comunque hanno 8 anni, 7-8 anni sulle spalle. Quindi sono hardware molto vecchi e credo che meglio di così non si possa chiedere ad Electronic Arts. Già è lodevole il fatto che comunque ci abbiano lavorato e non sia una versione di contentino per chi non è passato al next gen. Insomma, delle novità e degli aggiustamenti, soprattutto la risoluzione di alcuni problemi dal punto di vista del gameplay, ci sono stati. Quindi io credo che sia una buona versione. Certo, la differenza con la versione next gen, a mio avviso, è comunque, non dico abissale, ma netta. Ora, veniamo alla domanda che mi avete già fatto in molti sui vari social e anche qui su YouTube. Vale la pena, secondo te, Xander, passare a next gen per giocare a FIFA 15? Allora, se giocate... La risposta è questa, la mia risposta personale. Se giocate solo a FIFA, se siete quel tipo di giocatore che gioca soltanto a FIFA per tutto l'anno, giocatelo anche su PlayStation 3. Non vale la pena spendere 400 euro per giocare a FIFA next gen soltanto. Se invece siete quel tipo di giocatore come me, per esempio, che gioca tantissimo a FIFA per tutto l'anno, ma gioca anche ad altro, allora vi dico sì, nel senso che FIFA può essere l'occasione giusta per passare a next gen. Cioè può essere quel gioco che vi fa dire: ok, questo gioco vale molto di più su PS4, colgo l'occasione, l'acquisto, o su Xbox One, insomma, quello che preferite, colgo l'occasione, passo a next gen, così poi posso giocarmi anche tutti gli altri giochi che escono per nuova generazione. Anche perché questo discorso ormai comincia a valere anche per tutti i cross gen, che sono indubbiamente migliori sulle console di nuova generazione, chiaramente. Quindi il mio consiglio, lo ripeto per l'ultima volta, è: se giocate solo a FIFA, lasciate perdere. Se giocate principalmente a FIFA, ma anche ad altro, FIFA 15 può essere l'occasione giusta per prendere una nuova console. Magari non subito, magari verso Natale, anche perché ci sono una marea di grandi titoli in uscita.
Ora è appena uscito Destiny, ma tra la fine di questo 2014 e la prima metà del 2015 arriverà un sacco di roba per cui varrebbe la pena passare al next gen, quindi questo è il mio consiglio. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto, magari vi ha chiarito un po' di dubbi, un dislike invece se non vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!